Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di NeoCab. Dunque, l'ultima volta avevamo dato un passaggio a una tipa che era andata a manifestare, l'avevano ficcata sotto, abbiamo un passaggio di corsa, scappa, via. E adesso siamo qui. Mezzanotte, era passata un pezzo e per quella sera avevo finito. Controllai il mio fill grid verde, quindi sembra sia contenta. Qualunque altra notte avrei chiuso il turno a quell'ora, anzi rilassata la verde. O forse avrei continuato per un'ultima corsa se me lo fessi sentita. Ma finché non avessi avuto notizie da Sevi, non sarei andata da nessuna parte. Quando avrebbe risposto ai miei messaggi? Ma chi se ne frega di Sevi? Quella se fa affari sua, lascia perdere, t'accolli. Allora, vediamo. Richiesta di prelievo. Comunque che abbiamo sempre altissime proprio le valutazioni, mamma mia. Diario, vediamo se abbiamo aggiunto qualcosa. No, non abbiamo aggiunto niente nel diario. Richiesta di prelievo. Allora, fatemelo da una mappa, come si sposta. Noi indossiamo, lì. Che è questo? C'è sta tipa qua, è tipo qui, ma io non ho capito qui. Lì fa il carburante, questi siamo noi, no? E quindi i tipi, sì, me li indica qua. Però non capisco questo, che significa? Agonon, nutritemi o voi sofferenti, raccolgo le forze per sorgere ancora. Che cacchio vuol dire? Vabbè, abbiamo questa? Ah no, questo, scusa, ma sembrava una femmina. Luke Howard, analista di strategia di intelligence. Qui, qua troverete opinioni, leggete a vostro rischio. Altrimenti abbiamo Klaus Berg, studente all'Università della Vita. Qualunque opinione espressa in questi feed è mia e solo mia. Allora, prima di tutto farei un attimo de benza, allora, a sto punto. Vai, andiamo a ricaricare. Prima che ci fermiamo da qualche parte, insomma, ci danno poi una valutazione negativa. Qualche volta ricaricavo per prendermi una pausa durante il turno. Era tutto così immobile in quei posti, quasi rasserenante. Mi sarebbe costato 1,32 per barra, un po' caro, ma non l'avevo scelta. Feci il pieno, vai, vai. Abbiamo 80. Ok, quindi abbiamo fatto a benza la simil benza. Poi, vabbè, fammi passare già a Luke qua, le strategie di intelligence. Luke era al New West Coast, un club brutalista con porte da saloon, stile ottocentesco. Stando alla scritta al neon, dentro servivano liquori. Uscì dalla porta come se stesse cercando il suo cavallo. Beh, aveva trovato me. Ciao caro. L'odore agrodolce dell'alcol invase la mia macchina. Bello schifo. Ehi là, è finito il tuo turno? Mi ci vuole un secondo per adattarmi a nuova aria. Ehi là. Sambriaco? Sembra la divisa di quelli di Star Wars. Non avevo voglia di chiacchierare, così a occhio non aveva. Tanto valeva partire. La sua testa uscì per un secondo dal mio retrovisore. Oh, ehi! Ah, mo ti sei reso conto che sei entrato qua dentro? Ehi, Seratona! Hai trovato qualche monetina di terra per terra? Ehi! Lo sai che c'è del vomito sui tappetini, ecco. Mi stai prendendo in giro, vero? No, no, giuro, è tipo qui sui tappetini. Vomito. Giuro su Dio, l'ho appena notato, c'era già quando sono salito. Poi arrivò l'odore. Assenzio e costine? Iniziai a lacrimare, mi lanciai sul pulsante per aprire il finestrino. Ma è possibile? In questa città non ne va bene una, dispiace di tuo finestrino, mi hai appena vomitato in macchina. Aspetta, famo questa, va, tenemo so buono, sennò qua ci danno recensioni negative. Sì, no problem. L'aria aiutava, ma ormai il danno era fatto. E quindi si sta un po' incazzata e c'hai anche ragione. In questa città non me ne va bene una. Oh, che ti devo dire? Capita, a vita. Vuoi un consiglio? Sorridi, fai finta di niente, certo. Voglio vedere se vomita una macchina tua, che fai? Non vale la pena pensare troppo a cosa è successo, dove e perché. Alla lunga c'è solo da guadagnarci.
Mi vomita in macchina e poi mi dà consigli di vita. È proprio il mio giorno fortunato. Pensi che certi segreti dovrebbero rimanere tali? Luke, per caso quello è il tuo vomito? Pensi che certi segreti dovrebbero rimanere tali? Esatto, accetta il mistero. Ruttò con convinzione. Scusa. Fai schifo però, onestamente. Mo' manca solo che scorreggia, avevamo fatto. Il resto della corsa continuò senza una parola e senza altro vomito. Luke rimase concentrato sul suo telefono, messaggiando a velocità curvatura e ridacchiando tra un colpo di singhiozzo e l'altro. Ma infatti Luke si chiama, non è che è proprio voluto, assomiglia a quello di Star Wars. Stavo ancora cercando di decidere se respirare con il naso o con la bocca. Alla fine arrivammo, fu come tagliare il traguardo di una maratona. Buonanotte, bella. Appena fece per aprire la portiera lo guardai negli occhi. Anche a te. Ormai. Luke se n'era finalmente andato. Beh, non del tutto. Dovevo fare qualcosa con quel casino lì dietro. Mi tappai il naso e ripulì tutto. Volevo pensare che potesse solo migliorare, ma i Pax della notte sanno essere molto creativi. Prima scattai una foto. Neocab dovrebbe rimborsarci, se abbiamo le prove di qualcuno che è stato male, ma non ci sono garanzie. Per un secondo pensai che sarebbe stato divertente mandarla a Sevi. Schifo. Vediamo se ignora questo. Ma non lo feci. Trasferisciti nella grande città, Lina, ce la spasseremo e pulirei il vomito con uno straccio. Faccia da vomito? Cos'è faccia da vomito? Allora, quindi, corsa completata. Ci ha dato 5 perché non abbiamo rotto le palle, anche se avevamo ragione di dargli un calcio in faccia. Nulla da segnalare, ci mancherebbe anche, ci mancherebbe anche. La nostra valutazione è rimasta uguale, non è cambiata. Abbiamo guadagnato 6 più pulire la merda che ci ha lasciato, 196. Utilizzo batteria, vabbè, non è dobbiamo utilizzare. Oh, Savi, salve! Si è ricordata di noi. Scusa tanto. Lina, più in fretta che puoi. Ma io dico. Sconosciuto indirizzo non rilevabile. Dove sei? Il mio messaggio non è riuscito. Ma in che guai si sta a cacciare questa? Sto arrivando, tieni duro, ok? Che cacchio sta succedendo a questa? Dove si è andata a immischiare? Per un pelo non mi feci beccare da un autovelox della polizia, ci era mancato poco. Eppure non ero stata abbastanza veloce. Ero arrivata al punto di origine dell'SOS di Sevi. Era solo un parcheggio vuoto in mezzo a una serie di negozi abbandonati. Non riuscivo a vedere oltre la luce dei miei fanali, ma non c'era traccia di Sevi. E niente messaggi dopo quell'ultimo, scusa tanto. Provai a mandare un altro messaggio. Nessuna risposta. Se n'era appena andata? Se avessi guidato più in fretta, adesso Sevi starebbe entrando nella mia macchina, ridendo della notte pazza che aveva passato? Faceva così buio che riuscivo a malapena a vedere le bottiglie rotte disseminate per terra. Non era un bel posto per aspettare qualcuno di notte, specialmente da soli, specialmente Sevi. Poi lo vidi. A faccia in giù, sul marciapiede, il suo telefono. Lo presi e un brivido mi corse lungo il braccio. L'olo schermo era spezzato al centro, buio e freddo. Sembrava che qualcuno l'avesse calpestato. C'era un adesivo sul dorso, un simbolo in stile punk con una vespa all'interno di una corona da bicicletta. Lo abbozzai rapidamente sulla mia app diario e misi il telefono nel cassettino del cruscotto. Questo spiegava il silenzio radio. Che era successo lì? Qualcuno doveva averglielo strappato di mano, forse era stata lei stessa a sfasciare il suo telefono, ma questo. Qualcuno che non voleva che Sevi mi mandasse un messaggio. Ma chi poteva essere stato? Chiunque conosca un minimo Sevi sa che con quella ragazza non si scherza. Il mio Filgrid si colorò di rosso fuoco, comprensibile? Beh, sì. Mi chiesi che colore fosse il Filgrid di Sevi in quel momento, che cosa provava, che cosa pensava. Riuscivo solo a pensare ipotesi, molto sconfortanti. Tentai di respingere quei pensieri e concentrarmi su cosa potevo fare in quel momento. Ricordai cosa mi aveva detto Azul su Radix. Niente sbirri.
Il mio corpo era come impazzito, mi sentivo un fascio di nervi, ma al tempo stesso non riuscivo a tenere un pensiero in testa. Non sapevo dove andare e non avevo nessuno con cui parlare. Non potevo fare altro che cercare di dormire. La mia unica opzione era Crèche, per trovare un motel economico o una stanza disponibile da qualche parte. Tutto fuorché un capsule capra, sempre che potessi permettermelo. Ma che capsule corporation. Chiusi il turno della nottata per Neo Cab, perlomeno prima che il mondo mi cadesse addosso. Ho raggiunto la quota richiesta. Sì, ma andiamo a dormire così, cioè non andiamo a cercare la tua amica? Hai completato Luke Howard, Ellie Brim e Lion Bird, 5 su 5. Ma per forza, cioè, come guidiamo noi il suo simil taxi non guida nessuno. E avanti. Abbiamo speso 7,63 coin, ma ne abbiamo guadagnati 19,12. Va bene, buono, buono. Avvia Crusher. Quindi qui? No, noi stiamo qui e Crusher. Qui mi costa 20, lì mi costa 18, 35, 18, 20, 110 la Madonna. Va bene questo da 20 che è pure più vicino. Sonno straordinario a prezzi ordinari. Letto capsula. Rimani comodo, rimani te stesso, rimani da capra. Ah, questo è un capsule capra. Lei ha detto non voleva finire in un capsule capra. E anche questo è un capsule capra. Ecco, questo no. Motel Azteca. Letto a una piazza e mezzo, vista sul cortile. Stanze disponibili al famoso Motel Azteca. Camere rilassanti con idromassaggio. Parcheggio colazione continentale. Mazza. Inizia. Ci rifiutiamo di andare alle capsule capra là. Azteca, vedi, figo. Non sapevo quanto sarei riuscita a dormire nonostante la stanchezza. Continuavo a pensare a Sevi, ma appena ho sfiorato il cuscino dell'Azteca mi ritrovai altrove. Comunque sei stronza, cioè Sevi è un'amica stupida, però tu sei stronza, cioè questa viene boh, rapita? Ma sì, andiamo a dormire. Ero di nuovo a Cactus Flats, nella stanza dove vivevo. Stavo fluttuando sopra tutte le cose che avevo, quelle piccole cosine care, carine. File e file di cianfrusaglie, pigne e conchiglie. Ricordavo quando le avevo trovate, provavo una gioia che mi scaldava e mi illuminava da dentro. Ero felice di essere a casa. Continuai a fluttuare finché la mia bella cameretta sparì e non rimase più niente nella stanza. Non riuscivo a respirare. Corsi verso la porta, ma non riuscii ad aprirla. Urlai, urlai e urlai ancora. Finché l'aria non finì, io capii che stavo morendo. Poi mi svegliai. La colazione servita 24 ore su 24 non era male, ma intorno ai vassoi c'erano delle pigne come decorazione. Sapevo che non era una coincidenza, ovvio. Ma allo sforzo di ignorare l'idea che non fosse una coincidenza, che l'hotel fosse una sorta di portale tra il mondo reale e quello dei sogni, e che in quel caso ero in grado di evocare soltanto delle pigne, mi fece passare un po' la fame. Fatte meno vippe mentali. Torna al lavoro, va. Che è più utile. Notte 2, quartiere Frontera, Los Ojos, California. Prima notte. Il ricordo della sera precedente gettava un'ombra su tutto ciò che mi circondava. Il messaggio disperato, il telefono distrutto di Sevi. Cercai di calmare i pensieri e di sgomberare la mente per un secondo. Non funzionava. Dove diavolo era Sevi? Non era la prima volta che scompariva, ma questa sembrava diversa e non sapevo praticamente nulla della sua vita a Los Ojos. Sevi era diretta verso un nightclub, ma il nome? Mistero totale. Oh, e aveva qualche problema al lavoro, qualunque fosse. Cercai di ricordare i dettagli della notte passata, scribacchiando sulla mia app diario, fino ad avere male alla mano. Forse avevo già visto quel simbolo sul suo telefono, dopo tutto. Non dovevo rintracciare un nome, ma una persona e un quartiere. Finché avessi mantenuto la mia quota con NeoCab, avrei potuto continuare la ricerca senza perdere il lavoro e senza lasciare il LO con la coda tra le gambe. Sì, vabbè, sei stacanovista, però cerca anche la tua amica. Ciao, Lina. Obiettivi giornalieri 35, tre corse. Vediamo cosa ha scarabocchiato sul diario. Allora, abbiamo scarabocchiato un what the fuck. Ho trovato il suo telefono. Dove l'ho visto prima? L'adesivo. Ah, là penso la motorella. E non ce l'aveva la tipa ribelle lì. Ieri notte, scesa al dormitorio per Ricky alle 9. Jason non ha mai mandato le info. Sevi sembrava turbata. Ho fatto una cazzata al lavoro. Dove? Trovato il telefono fracassato. Con strano adesivo, il tatuaggio di Azul, Radix. Ultimo messaggio. Lina, più in fretta che puoi. Sevi, dove sei? Allora, richiesta di prelievo. Noi stiamo qui e ne abbiamo. Sta tipa qua. C'è solo la tipa lì? E
E questo che sta in Culonia, madonna. E vabbè, la tipa qui. Tutte le cose per tutte le persone. Aspetta, posso fare prima un minimo de benza? Perché, questo che dice? Carica insufficiente. Prima passa di dire questo pax si dirige alla stazione di ricarica. Io sono d'accordo, però volevo sapere che diceva. Vabbè, senti, fammi fare prima benza, va. Ricaricare prima di essere a corto? Mio padre sarebbe stato così orgoglioso. Il prezzo richiesto era di 1,32 per barra. Fai il pieno. Prosegui nella notte. Allora, abbiamo sta tipa, va? Tutte le cose per tutte le persone. Vabbè. Una St. Clair. Mo' vediamo tramite i passaggi se scopriamo qualcosa su Savi. Devo arrivare al Cadence, devo arrivarci di corsa. Cosa sarebbe? Un hotel, un ristorante? Si direbbe una spa. Un ristorante? Oddio, sembra quella lì che vende case, che c'ha il ciuffo bianco qua. Su Real Time, non mi ricordo come si chiama. Il casinò, quello grosso, è presente? Ricordo quando chi guidava i taxi doveva ricordarsele queste cose. Sono appena arrivata da queste parti. Scusa, da un po' che non aggiorno la mia programmazione. Vediamo un po' se riesco a rispondere così. Ok. Oh, non badare a me, sono solo di corsa. Più orecchini brutti. Vai a frontiera, nord. Tutto dritto, una corsa facile. Oh no, non da quella parte. Rajaniemi Square è un casino, non ci si muove proprio. Ma c'è nessuno in sta città. Sembrava sapere il fatto suo. Forse aveva visto un avviso sul suo allo spazio. Posso fare il giro? Vuoi che prenda John Street o Flaubert? Scegli a caso. Intendo proprio a caso. Scegli più a caso che puoi. Strano, era un nuovo tipo di Pax autista, psicologico. John Street mi sembrò una scelta sicura. Flaubert aveva un che di avventuroso. John Street. Sembrò borbottare qualcosa. Non Flaubert, quanto rompicavolo. Hai detto di scegliere, no? Aspetta. Ah, sì. Proprio quello che mi serviva. Quindi ho scelto bene? No, volevo un po' di aleatorietà, una dose di entropia. La casualità, hai presente? Mi resetta la mente. A volte rimaniamo bloccate nella routine della prevedibilità. Non dirlo a me. Per questo lo humor è una cura. La comicità si basa sull'inaspettato. Metodo interessante. Potrei scegliere un numero. Da 1 a 10, da 1 a 39, da 1 a Ippopotamo. Da 1 a 10? Non quel tipo di casualità. Ho bisogno di aleatorietà con una posta in gioco reale. È per questo che sto sfrecciando in Jean verso un casinò? Sì, ma adesso non so se funzionerà. Lì la posta in gioco è alta in termini monetari, ma non conta realmente, non trovi? Conta se tiri un bel 13 fortunato, conta se fai una bella scala di tris? Ma che ne so, 13 fortunato. Non sei mai stato in un casinò, vero? Tecnicamente... No, mai stata. No, il casinò non può funzionare. Devo trovare dell'entropia che conti. Perché? Di cosa si tratta? Beh, è semplice. Direi quasi ovvio. C'è qualcosa di sbagliato nel mondo. Sono d'accordo con te. È passare da John Street invece che da Flaubert puoi sistemare tutto? Detto da te è un po' pesante. Questo. No, ma puoi aiutarmi a isolare il problema? L'aleatorietà è una sensazione. Come mille microscopici fulmini a livello cellulare, come se stessi cadendo nello spazio. Cazzo ti sei fumata, signor? Tu avrai sicuramente presente cosa intendo. Perché io l'incertezza, certo che la conosco, non saprei questo. Allora saprai che è la sensazione più dolce che si possa provare. Lo dici tu. Se non è terrificante. L'ignoto, in questo momento era Sevi ed era senza dubbio terrificante. Ok, ma qual è il problema del mondo esattamente? Purtroppo temo che la nostra linea temporale sia ingarbugliata. L'universo è fatto di infinite linee temporali che si dividono costantemente in base alle più piccole decisioni ed è coerente e stabile, finché le linee rimangono ben distinte.
Rimasi in attesa. Quindi capisci qual è l'ovvio pericolo? Sì, ovvio, è proprio la parola che avrei usato. Quindi se la nostra linea temporale si è ingarbugliata con un'altra, posso saltare avanti nel futuro? Possono esserci due linee in una linea temporale? Come facciamo a sbrigare la matassa? Questo. Oh, credo vada oltre le nostre capacità. Ma è bene sapere quanto sia fuori fase la nostra realtà. Ti aiuta a decidere quanto devi arrabbiarti con gli amici che ti bidonano sempre a pranzo. Connor, per esempio. Qualcuno ti ha bidonato di recente? Eh sì. Questa sì che fa ridere una. Come pensavo. Dimmi cos'è successo, dovrebbe aiutarmi a calibrare. Ma sì, le dissi cos'era successo con Sevi, vediamo. Dovevo trasferirmi dalla mia migliore amica e lei è sparita. E ora non so se è nei guai, se si è fatta del male, o se è più semplicemente una pessima persona. Ascolta la mia storia come se la stessi imboccando. Forse avrei ricevuto 5 stelle, ma era un po' inquietante. Perciò la tua amica è semplicemente scomparsa? Senza spiegazioni? Zero. E tu non sai come sentirti, sei confusa? Tu non saresti confusa? Perfetto, perfetto! Non so se hai sentito la parte dove ho detto che potrebbe essersi fatta del male. Mi ignorò. Allora questa parte è cruciale. Se la tua amica non fosse sparita, dove sarebbe adesso? Non saprei, sono qui da poco. Prova a indovinare. Ragioni in termini di probabilità. Pensa ai se e ai forse. Lascia che ti scivolino addosso. Era chiaro che non avrebbe mollato il colpo, tanto valeva darle corda. Ok, se non fosse sparita dalla faccia della terra, Sevi sarebbe a uno spettacolo burlesca all'Us Rouge qui nella mia macchina. Questo. Anzi, sì, starebbe anzi, si starebbe esibendo in uno spettacolo burlesque. Anzi, è ancora più probabile, starebbe organizzando uno spettacolo burlesque. Anzi, la cosa più probabile, sarebbe il capo di un'intera scena neo-burlesque. Sì, esattamente dove sarebbe Sevi. Sarebbe tra i copricapezzoli all'Us Rouge. Ci pensò per un attimo. Forse pensò che fossi pazza. Vorrei richiedere una nuova destinazione. Portami all'Us Rouge. Sarà una corsa più costosa? Preferirei di no, giusto perché lì ci sai che Sevi non è lì, vero? No, non è lì. Ma il divario dall'altro essere lì e il non essere lì? Madonna mia, la filosofia, che palle! Ste domande alla Marzullo! È proprio quello che ho bisogno di sentire. Cosa farai quando arriverai lì? Misurerò la differenza. È un dispositivo? Sì, e inoltre io sono il dispositivo. Ok, bene. Forte. Eccellenti, ti lascerò qualcosa sul conto per il disturbo. Ho cambiato destinazione sull'Us Rouge. La corsa durò meno di quanto pensassi e alla fine ci trovammo di nuovo in Flambeur. Pensai di dirglielo, decisi di non dire niente. Pensai di dirglielo. Questo sarebbe stato utile alle sue calibrazioni o cose simili. Ehi, guarda, alla fine siamo in Flambeur. Le strade si dividevano. Quindi le abbiamo prese entrambe, così ho potuto sentire la differenza. Non colse la mia sagace battuta. Stava guardando dritto in avanti con uno sguardo intensissimo. Sembrava quasi che stesse vedendo oltre, nell'altra linea temporale, quella con la quale ci eravamo ingarbugliate. Ci fermammo all'Us Rouge. Che tipa? Va a vendere case, va. Vorrei poterti ripagare in gentilezza e aiutarti a trovare la tua amica. L'informazione è scandalosamente sottovalutata rispetto ai coin, non trovi? Qualsiasi indizio mi aiuterebbe, non so che pesci pigliare. Beh, temo di non poterti dire dov'è, ma posso dirti dove dovrebbe essere. In questo momento, in una linea temporale stabile, sarebbe in un terribile club stile techno berlinese di nome Stanz Machine. L'ho pronunciato bene, in ogni caso non è lontano da qui. Sei incredibile, una, penso che possa sentirmi. Non è niente, è soltanto un prodotto secondario del mio lavoro. Ok, te lo devo chiedere, sei... Una fisica, una strega, un asso del poker. Una fisica. No, ma non sei la prima persona a pensarlo. Mi occupo di statistica quantistica. Sono un po' come una contabile, solo che i miei fogli elettronici sono molto, molto più grandi. E puoi essere contemporaneamente ricca e povera. Non
Non penso di potermi permettere una simile incertezza nel mio conto capra. Oh, non ti preoccupare, con il controspionaggio si guadagna bene. In ogni caso. Aspetta un secondo, controspionaggio? Ah, sì, con un po' di tempo, un pizzico di fortuna e la giusta entropia differenziale, nessun segreto al sicuro. L'unico modo che hai per poter leggere le tue comunicazioni da una statistica quantistica è assumerne una migliore. E io sono la migliore che ci sia, quindi. Vabbè, incredibile. Vedrai, devo scappare. Grazie per la corsa e per la storia. Questa linea temporale è instabile come temevo. Potremmo persino riuscire a sistemarla. Aspetta, noi potremmo sistemarla? Scivolò fuori dall'auto e si allontanò sul marciapiede camminando a zigzag. Sembrava un movimento casuale, il mio brutto presentimento invece era molto, molto concreto. Se c'erano davvero infinite linee temporali. Le scelte avevano un senso? Ecco, stiamo a fare marzullo pure noi. Presi il telefono per cercare il prossimo Pax. Era di nuovo il momento di scegliere. Sì, ma ci ha pagato quella. Mamma mia, grazie per l'onestà e l'entropia. Mamma mia, signori, che taxi. E stiamo sempre a 5. Tutti soddisfatti. Ok, 5,94. E stiamo a ben 99,38. Luce Rouge. Abbiamo speso tanto a De Benza, dai. Regala, polizia! 90 la paura! Oddio. Avevo già visto gli agenti di polizia di L.O. al telegiornale con quei freddi schermi neri a posto del viso. Cercai di evitare di guardare indietro, di agitarmi troppo. Di avere quell'aria sospetta che ero sicura di avere. Vederne uno in carne e ossa mi scosse i nervi ancora di più. Dove dovevo guardare? Patente e libretto, grazie. Certo, subito. Toccai accetta sul mio telefono. La mia tessera d'identità lampeggiò sul suo schermo, ero nel sistema. Qui dice Cactus Flats. Vengo da lì. Qual è il suo indirizzo, signora? Non ne ho ancora uno. Non ne ho ancora uno. Mi sono appena trasferita qui, sto cercando di contattare una mia amica. Dovrei andare a vivere da lei. Quindi presto lo saprò, ma al momento no. Ottimo lavoro, Alina, per niente sospetto. Sai perché l'ho fermata? No, non ho presente. Non mi pareva di andare troppo veloce. Lei ha caricato illegalmente un passeggero in un'area riservata a Capra. Il mio ultimo passeggero era all'altro capo della città. Come ha fatto quel poliziotto a vedermi? Ero rimasta lì solo per 10 secondi. Probabilmente era stato quell'auto capra che avevo visto passare. Non me ne ero accorta. Mi spiace, non lo sapevo, mi scusi. Sono 45. Sì, vabbè. 45 di multa per aver violato la zona. Vedo che nel suo portafoglio Capra Cash ci sono i fondi necessari. Posso detrarre i coin da lì? Ma come, una multa? In più mi prendono soldi dal conto Capra Cash? Come potevano farlo? Ok, non lo sapevo. Meglio che non incazzasse, va? È nuova in città. Sì, molto. Quindi probabilmente lei non conosce gli amici del corpo di polizia. Di cosa si tratta? Beh, ogni anno organizziamo un ballo della polizia. È molto divertente. Dà un aiuto concreto alla comunità. È un'iniziativa sponsorizzata dagli amici del Corpo di Polizia, un'organizzazione benefica composta da cittadini come lei. Mi sembra un'ottima idea, torniamo seri buoni. Dovevo ascoltare, ma ero obbligata ad essere gentile perché è incazzata. Capisco. Le interesserebbe fare una donazione? Era così che andavano le cose a Los Ojos? Dovevo stare al gioco? Di solito la gente dona circa 20. Ah, mi sa che mi tocca. Grazie signorina Romero. La sua generosa donazione farà senz'altro la differenza. Comunque
Come ringraziamento possiamo darle un adesivo amici per il paraurti. Ha una finitura metallizzata che cattura subito lo sguardo. Mostra a tutti che lei è una nostra fedele sostenitrice. Posso metterlo sul suo paraurti se lo desidera. Non vorrei, ma non ho scelta. Non vedevo il suo viso, ma avrei potuto giurare che sorrideva. Per forza. Certo, grazie. Nessun problema. Visto che non è in città, diciamo che è stato un malinteso, è a posto così. A posto così, mi hai tolto un sacco di soldi, pezzo di merda. Resti fuori dalle zone riservate a capra, ok? Senz'altro. Guidi con prudenza, signorina Romero. Faccio sapere quali sono le zone però che sono riservate a capra. Aspettai che il mio respiro rallentasse prima di riaccendere l'auto. Il mio fiel grider era rosso acceso, naturalmente. Non volevo fare altro che concludere una brutta giornata con una bella dormita, ma grazie alla scomparsa di Sevi non potevo fare nemmeno quella. Cosa avevo appena fatto? Avevo risparmiato dei soldi o ho pagato per partecipare a qualche losco piano? Ma tanto se non pagavamo quello ci rompava le palle peggio. Quindi Capra Cash, donazione, fondo amici. Ah, non me l'hai fatta la multa. Ok, va bene. Quindi, siccome è la prima volta, dice, vabbè, mi fai sta donazione, però facciamo che va bene così. Vabbè. Allora, nessuna password è al riparo dalla stratega quantistica. Io sono la legge, amici del corpo di polizia. Io come faccio? Devo solo capire come faccio a sapere quali sono le zone di Capra. Non è chiaro, non è chiaro assolutamente. Stance Machine, discoteca hard, stai con DJ set tutta la notte, tecnica ipnotica e un codice abbigliamento imperscrutabile, turisti alla larga. Allora, io eviterei, perché comunque dobbiamo fare tot soldi, se no c'è cosa, no? La mia idea di una buona foto è che sia a fuoco di una persona famosa. Io spero che non sia una zona capra, non lo so. Non è chiaro capire quali siano le zone capra. Accostai a fianco di un'altra palazzina luccicante, a metà tra il condominio e la bioarchitettura. Quel posto doveva essere pieno di sciccherie capra e prodotti troppo costosi. Emergenza abbigliamento, puoi aspettare un minuto, grazie. Aspettare non era un problema, sperai che non ci mettesse troppo. Potevo pensare a quello che stava succedendo. A quell'ora dovevo essere con Sevi a brindare la mia nuova vita allo Sofos, magari con un bel sidro secco. E invece non sapevo nemmeno se fosse viva o morta. Dov'era? Cosa stava pensando in quel momento? Scusa, grazie mille per avermi aspettata. Oddio. Oddio! Era quella la tenuta ordinaria a L.O.? Doveva averci messo ora. Quindi questo è un neocab? Prima volta su un'auto che non sia capra? Vai in qualche posto speciale stasera? Sì, volevo farti una domanda strana. Tipo, mediamente strana, intendo. Se non è un problema. Buttati. Quella sera avevo abbastanza di stranezze, ma mi limitai ad alzare le spalle. Ok, capisco cosa intendi. Che cosa ho detto? Nulla, però tutto. No, ma perché? Io volevo le domande, però lei sta arrabbiata. Mio Dio, ma che mi è saltato in testa? Sono un disastro. Maledizione, avrei dovuto capire che era una vulnerabile. Ero distratta, non avrei nemmeno dovuto prendere altri packs per quella notte. Scusa, è stata una serata strana. No, mi dispiace, sembro matta. Proprio non posso piangere con questo trucco. Vuoi dirmi cosa non va? Sto per incontrare il mio ragazzo per la prima volta. So che può sembrare strano, ma stiamo già insieme, solo che non ci siamo ancora incontrati di persona. Abbiamo cominciato a videochattare un giorno, solo per scherzo, su uno di quei siti, è presente? Certo. 3 mesi dopo parliamo ogni giorno e sembra che ci completiamo. Tipo, quando succede qualcosa, lui è la prima persona a cui voglio dirlo. Adesso non vedo l'ora di stare a casa il venerdì sera. Oggi ha preso un volo per conoscermi di persona, il che vuol dire che è il momento del suo primo impatto. Come si chiama? Dri. Dri. Dri.
Oh, ti sei illuminato il viso. Che carino. È solo un po' complicato. Quando abbiamo iniziato a videochattare avevo attivato il filtro perché, beh, perché no? Lo uso comunque per qualsiasi cosa. Ma poi non l'ho mai disattivato, quindi non mi ha mai vista davvero. Mi ci sono voluti ore per programmare la mia Animask perché corrispondesse al filtro. Non ho praticamente concluso nulla, ma non è male, vero? È splendida. Dai, poverina, dammi una chance a sta ragazza. Grazie. Ci ho lavorato molto, ho testato qualche altra versione. Credo che potrei scrivere un libro su come definire il tuo profilo della mascella ideale. Che programma usi per la tua Animask? Sembra molto personalizzata. Cos'è un Animask? Ma piantala. Non è addosso un fondotinta nanotech? Particelle programmabili che assumono qualunque pigmentazione, sviluppate da biologi marini che hanno studiato le seppie, per farla breve, mimetizzazione adattiva per umani? Magia della scienza. Un momento, le seppie non lo fanno per evitare di essere mangiate? Vero? Costa un occhio dalla testa, ma nient'altro può competere con un filtro. Bene, nel tuo caso il nero di seppie è diventato rosa, mi sbaglio? Dai, come così stronza no. Magari potrebbe non servirti? Questo. Sì, ok. Davvero, vedo un sacco di gente. Fidati, stai bene. Sai, ho avuto abbastanza appuntamenti per riconoscere lo sguardo di una persona delusa dal tuo aspetto reale. Gli cade la faccia, per così dire, gli si spegne lo sguardo. Oh, conosco quella sensazione. Poi sorridono troppo e diventano eccessivamente amichevoli per mascherarlo, ma in quel momento capisci? Non andrà da nessuna parte. Dio, lo fanno perfino con te. Il tuo rapporto naso-mento è assolutamente perfetto. Uff. Beh, grazie. È il momento tipo in cui mi dici di essere solo me stessa, giusto? Beh, cos'hai da perdere? Solo la mia anima gemella. La mia remota possibilità di avere figli senza un qualunque donatore selezionato. Non andare da sola al matrimonio della mia sorella più piccola. Sei troppo giovane per capire. Forse no. Questo. Non voglio essere cattiva. Spero sempre siano significativi, ma come si fa a saperlo? Potresti accendere le luci del taxi? Come no? Provvisto nella borsetta e ne estrasse un pacchetto di salviette umidificate. Sai, non è mai stata mia intenzione di avere un fidanzato virtuale. Sistemò i riccioli definiti dietro le orecchie. Un momento, lo puoi togliere? No. Non c'è niente di male ad avere un fidanzato virtuale. Sono amministratrice di sistema per tre diverse compagnie, sempre reperibili, e mandano avvisi H24. Ho iniziato a guardare i profili solo per divertimento. Senza esitare, iniziò a togliersi l'animask dalla faccia. Nascosi un sorriso mentre guardavo dissolversi la fiona digitale. Un sacco di ragazzi sono maniaci o bot. Comunque sta molto meglio così, scusate. Prima era una cosa inguardabile. Anche i capelli stanno molto più carini così. Non sono un maschio, però, santo Dio, cioè, non è meglio questa? Fatemi sapere. Un sacco di ragazzi sono maniaci o bot. Ma Dri viaggia sempre per lavoro. Altrimenti sarebbe stato accoppiato molto tempo fa, è assolutamente un 10. Boh, magari lui pure aveva il filtro ed era una cosa inguardabile. Io sono tipo un 6 al naturale e un 8 potenziata. Provi sto più in profondità nella borsa. Sei molto più di un 6. Voglio dire, anche solo la tua struttura ossea. E ti sto vedendo senza un filtro. Beh, grazie. Faccio del mio meglio. Oddio. Andrà tutto bene. No, non è questo. Il mio ombretto illuminante è nell'altra borsa. Oh merda, merda, non volevo andare là a volto scoperto. Volevo solo ricominciare con qualche nuovo tocco di colore. Ripensai alla piccola trusca che avevo lanciato in borsa prima di partire per Halo. Sembrava fosse successo l'anno prima. Dovrei avere un dell'ombretto illuminante in borsa. Davvero? Mia regina? Allontanai lo sguardo dalla strada per prenderla e allungargliela. Attenta! Nessun problema. Il cuore è troppo carino, è una piccola quantità, basta e avanza. Ti piacerà? A te piace? Vedi, stai molto meglio così, un po' di trucco, senza esagerare. Prima sembrava una nonna, finta. Ti sta benissimo. Evviva!
Ora volevo quasi andare a quell'appuntamento. Tecnicamente è ancora una specie di filtro. Già, è vero. Beh, più realistico comunque di un filtro di un computer. Si morse il labbro e controllò ancora il suo riflesso nello specchietto retrovisore. Puoi tenere l'ombretto, ok? Oh mio Dio, davvero? Grazie, grazie. Penso che sia un buon segno, sai? La gente dovrebbe innamorarsi a occhi chiusi. Sai chi l'ha detto? Beyoncé. Con Oscar Wilde si va sempre sul sicuro. Quasi, Andy Warhol. Bello. Oh, ecco il bar. Buona fortuna. E buon divertimento. Divertimento? È questo lo scopo di tutto? Fiona mi lanciò un sorriso diabolico mentre si allontanava, il primo vero sorriso di quella notte. Aveva una piccola fessura tra gli incisivi. Carina. Obiettivamente era carina, raga. Cioè. Fiona Peck ti ha dato? È sincera? Un po' troppo, forse. La mia regina mi ha salvato la vita stanotte. Ma vaffanculo! Ti ho pure regalato un ombretto e mi dai 4 su 5. Sta stronza, ridammi l'ombretto. Ma. E che devo dire? Facce col trucco finto. Ma io volevo far apprezzare te stessa, mamma mia, la gente non se merita niente. Devo dire sì, fai schifo al cazzo. Mettete quell'affare finto addosso. E niente. Le persone non si meritano veramente niente. E va bene, ragazzi, dai, per oggi ci fermiamo qui dopo che sta stronza ci ha abbassato la stellina. E niente, voi mi raccomando, come sempre, mettete un mi piace, lasciate un commento e iscrivetevi al canale. Vi aspetto anche su Telegram. E vi aspetto al prossimo episodio. Alla prossima, ciao ciao! Woo!